Intanto mi faccia fare una premessa. Noi siamo, c'è una straordinaria forza di volontari, di iscritti soprattutto, che stanno votando in queste ore, che lo faranno fino a domani, che vanno ringraziati e soprattutto tutelati da ogni tentativo di cercare di tirare, diciamo, l'acqua al mulino di qualche candidato. Io credo che anche da segretario provinciale ho vissuto tanti congressi e credo che vadano tutelati rispetto alle volontà di qualcuno che cerca magari di, si immagina, si ipotizza ovviamente, di portare l'acqua al mulino di qualche candidato, di qualche candidata. Questo va scongiurato e quindi il mio obiettivo è ovviamente di garantire che tutte le cose, e ovviamente ci sono anche gli organismi preposti a farlo, di cui il nostro partito si è dotato, però davanti al fatto che sono stati riscontrati più voti che votanti in uno solo dei circoli della nostra città, credo che questa cosa debba preoccupare tutti. Io le dico, sono adesso al congresso del mio circolo, alla Foce, quindi vedo come si stanno svolgendo le operazioni di voto, il dibattito soprattutto che accompagna il destino del Partito Democratico, che il 26 di febbraio sarà chiamato alle primarie, quindi con una chiamata alla città. E credo che la miglior campagna che noi possiamo fare è quella rispetto alla serietà e ad avere a cuore il destino di una comunità che è quella democratica, che deve fare proposte per il Paese. Noi siamo tra l'altro alla vigilia di un voto in due importantissime regioni, il Lazio e la Lombardia. Ieri sera i nostri candidati al congresso hanno chiuso insieme a Maiorino in Lombardia la campagna elettorale. Noi dobbiamo dare forza in regioni proprio come la Lombardia, che hanno sofferto dal punto di vista della sanità e dei servizi principali, che sono l'architrave delle proposte del Partito Democratico proprio in questo congresso. Quindi sanità pubblica e di territorio, di prossimità, vicino alle esigenze delle persone. Questi credo che siano gli elementi da portare in alto. Quindi ci possono essere, come dire, delle strumentalizzazioni verso uno o l'altro candidato, ma credo che le priorità per il Paese debbano rimanere, come dire, assolutamente salde, e sono sicuro che in queste ore continueremo a parlarne per portare le migliori proposte, anzitutto per queste due regioni e poi per il governo del Paese. Pandolfo, le rubo ancora un minuto, poi la lasciamo andare. Lei ha parlato di atteggiamenti non corretti, mi viene da dire, e di chi magari schiaccia il piede sull'acceleratore per portare avanti, per far prendere più voti al proprio candidato di riferimento. Lei però ha un'idea chiara di cosa sia successo, di chi magari abbia compiuto un gesto di questo tipo, oppure ancora però la certezza non ce l'ha, è solo una sensazione? No, io la certezza non ce l'ho, sono stati raccontati dei fatti che sono avvenuti in questo circolo, ben distanti, diciamo, dalle procedure che hanno attraversato per esempio il tesseramento gonfiato in altre realtà d'Italia, quindi non voglio assolutamente accostare a quelle situazioni, ma chiaramente se ci sono state delle irregolarità, e un dato è certo, il fatto che ci siano stati più voti che votanti, e questo è già, come dire, un dato che ci restituisce una fotografia di qualcosa che non funziona, non ha funzionato in quel circolo. Io ho chiesto semplicemente che sia ricelebrato il momento del voto, tra l'altro di un circolo vivo e vitale come quello di Albaro, che fa un lavoro straordinario e sul quale ci siamo, come dire, confrontati sui temi non più tardi della settimana scorsa con tutte le emozioni. Quindi davvero sarebbe un peccato che tanto impegno venisse vanificato dal fatto che i conti non tornano.